Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video tutorial sul mondo di Zimbra. Nel tutorial precedente abbiamo sviscerato Zimbra dal punto di vista del web access. Invece oggi insieme vedremo Zimbra Admin Console. L'Admin Console di Zimbra è un'interfaccia web utile alla gestione del server di Zimbra e dei suoi rispettivi account. Tramite questo vengono semplificate tutte quelle funzioni attraverso l'utilizzo di una semplice console di amministrazione che appunto semplificano le operazioni che altrimenti dovrebbero essere effettuate tramite CLI. La scalabilità di Zimbra e i tempi di amministrazione ridotti rispetto ad esempio al suo rivale Exchange consentono una gestione delle email con meno risorse e riducendo soprattutto anche i costi, perché ricordiamo che Zimbra è un software di work grouping open source. Ma bando alle ciance, iniziamo subito. Iniziamo a loggarci a Zimbra. Per accedere all'Admin Console, ormai lo sappiamo bene, basta accedere in HTTPS all'indirizzo IP di Zimbra alla porta 7071 ed inserire il nome utente admin e la password definita durante l'installazione di Zimbra. Ecco qui, questo è il pannello di Zimbra Administration. Mediante questa console possiamo creare degli account, monitorare lo stato del server, aggiungere e rimuovere i domini e programmare anche eventuali processi di backup. Ovviamente, come anche per Zimbra Web Access, anche qui è presente il campo di ricerca che ci permette facilmente di ricercare eventuali parametri. In Zimbra 8 Admin Console l'interfaccia viene completamente stravolta, infatti è molto più intuitiva e semplice. Sul lato sinistro vediamo l'elenco di 5 voci principali che poi andremo pian piano a sviscerare, mentre nella parte principale, nella parte centrale, abbiamo appunto tutto sotto controllo, tutte le operazioni da potersi effettuare. Difatti abbiamo la sezione del riepilogo, dove ci indica la versione di Zimbra, i server, gli account, i domini, le classi di servizio. Tutti i servizi se sono in esecuzione, quindi già ci dà una panoramica dello stato del server. E poi è suddiviso in tre sottocategorie. Per iniziare, imposta dominio e aggiungi account. In realtà, quando noi installiamo Zimbra, la prima operazione che facciamo dopo esserci loggati è o la creazione di un dominio aggiuntivo o, meglio ancora, la creazione di un account. Ma andiamo con ordine a vedere questi tre passi suggeritici dell'interfaccia. Partiamo subito quindi dal punto 1 per iniziare. Per iniziare è suddiviso in due sottovoci o categorie: installa certificati e configura il COS predefinito. Il COS è l'acronimo di Class of Service e definisce praticamente gli attributi di default di ciascun account. Ci permette per cui di disabilitare o abilitare alcune funzioni. Se clicchiamo proprio su Configura il COS predefinito, abbiamo l'elenco di tutte le funzioni base che vengono installate e configurate quando noi andiamo a creare un nuovo account. Ad esempio, per default, la valigetta è disabilitata, quindi quando noi andremo a creare un nuovo account, di default l'opzione della valigetta è disabilitata. Oppure altre preferenze, la tipologia di client utilizzato, gli Zimlet abilitati, altre opzioni avanzate, qualsiasi cosa noi vogliamo possiamo definire nel COS di default. Ovviamente esistono anche altri COS che, se vogliamo, possiamo creare a nostro piacimento. Passiamo al passo numero 2, impostazione imposta dominio, che è suddiviso in tre sottocategorie: crea dominio, configura GAL e configura autenticazione. Quindi, crea dominio ci permette di creare un dominio aggiuntivo. In particolare, durante l'installazione di Zimbra viene automaticamente creato il dominio principale, però volendo noi possiamo crearne uno aggiuntivo. Basta cliccare su crea dominio, scegliamo ad esempio di creare il dominio viable2.local, compilare eventuali altri parametri aggiuntivi.
andiamo su avanti, scegliamo la modalità di GAL, quindi dell'indirizzario globale, se interna, esterna o entrambe. Associamo questo dominio al server di Postgre, nel nostro caso principale, e andiamo su fine. Questa è la creazione di un dominio molto molto veloce, però ovviamente noi possiamo definirlo a seconda delle nostre esigenze. Ecco qui, il dominio bevel2.local è stato creato. Se andiamo in configura domini, vediamo la presenza dei due domini, bevel.local, quello creato durante l'installazione di Zimbra, e bevel2.local è il secondo dominio creato. È possibile configurare il GAL, ossia l'indirizzario globale, che permette la creazione di una lista di contatti che vengono utilizzati durante la composizione delle mail in Zimbra web. Non so se ricordate, quando scrivete una mail vi viene suggerito l'indirizzo e quella rubrica contatti usati per email che è presente in tutti gli account di Zimbra. Possiamo creare un indirizzario globale interno oppure esterno da sincronizzare con l'account. E infine, configura autenticazione ci permette di autenticare il dominio con un metodo interno, quindi utilizzando l'LDAP interno di Zimbra, oppure una directory esterna, ad esempio Active Directory di Microsoft, oppure collegare un eventuale LDAP esterno. Non ci soffermiamo molto sui particolari, poiché si tratta di una panoramica molto molto veloce. Ed infine il terzo passo, quello che sicuramente utilizzerete maggiormente, ossia quello di aggiungere account, quindi ci permette di aggiungere, gestire un account oppure migrare da uno Zimbra a un altro. Quindi andiamo insieme a creare un account, clicchiamo su aggiungi account, inseriamo nome account, ad esempio Beable, il nome o il cognome, che è un campo obbligatorio perché contrassegnato da un asterisco rosso, Beable ad esempio, lo stato è attivo, definiamo la password, ovviamente nel nostro caso inseriamo una password semplice, ma è proprio quello che voi non dovete fare. Impostiamo il fuso orario, molto importante per la sincronizzazione dell'agenda e degli appuntamenti, quindi andiamo avanti e procediamo, eventualmente inseriamo delle informazioni aggiuntive sul contatto, possiamo definire l'alias, possiamo definire l'account come membro di una lista di distribuzione, possiamo definire le impostazioni di inoltro, e infine le funzioni. Ecco qui, come vedete, come definito dal costo di default, la valigetta è disabilitata, quindi se vogliamo possiamo abilitarla manualmente. Andiamo a definire eventuali altre opzioni, avanti, anche qui opzioni generali che vengono definiti a seconda del proprio utilizzo, i temi, gli Zimlet, qui attivati o meno, abilitati o meno, e come abbiamo visto anche nel video precedente, gli Zimlet possono essere gestiti anche all'interno di Zimbra Web Client. Andiamo infine a definire altre impostazioni avanzate e clicchiamo sul tasto fine. L'account è stato creato, quindi se clicchiamo gestisci account possiamo vedere il nuovo account appena creato, ovviamente mai entrato. Quindi, dopo aver analizzato i primi tre passi per iniziare, imposta dominio, aggiungi account, spostiamoci nel menu laterale. Qui sono presenti sei voci: monitoraggio, gestisci, configura, strumenti e migrazione, cerca e extras. Ma andiamo con ordine ad analizzarli. Il menu monitoraggio. Il menu monitoraggio ci permette di visualizzare lo stato del server, quindi di tutti i servizi di Zimbra, se sono attivi o meno, eventuali statistiche avanzate, il conteggio dei messaggi, il volume dei messaggi, ci permette di tenere sotto controllo l'attività anti-spam e antivirus, eventuali statistiche del server,
ed infine ci permette di verificare la presenza di eventuali code di posta. Quindi i messaggi che rimangono bloccati, se ci riposizioniamo in questa sezione, possiamo rimetterli in coda. La sezione gestisci coincide con la sezione gestisci account che abbiamo visto nel punto 3, dove ci permette di visualizzare l'elenco degli account, gli alias configurati, le liste di distribuzione ed eventuali risorse. Successivamente la sezione configura, dove abbiamo visto in precedenza il COS, default e eventualmente un altro COS, ci visualizza l'elenco dei domini presenti e anche da qui ci permette di crearne di nuovi, ci permette di visualizzare il server e anche qui modificarlo o effettuare ulteriori impostazioni avanzate. Le impostazioni globali invece sono delle altre impostazioni più dettagliate, ad esempio ci permettono di visualizzare il numero dei risultati della ricerca GAL, quindi pari a 100, ci permette di definire il dominio predefinito, la dimensione massima del file caricato nella valigetta, nelle email e negli appuntamenti, oppure ci permette di bloccare o meno eventuali allegati, di configurare l'MTA, l'IMAP, il POP, l'attività anti-spam e antivirus. Eventuali impostazioni di Microsoft Exchange ci permette di personalizzare eventualmente il tema di Zimbra o altre impostazioni avanzate, autenticazioni e criteri di conservazione. Queste sono delle informazioni più dettagliate per personalizzare maggiormente il nostro server Zimbra. Successivamente, sempre nel sottomenu configura, troviamo Zimlet, la sezione Zimlet, nel quale possiamo implementare un nuovo Zimlet scaricato dal sito ufficiale di Zimbra, visualizzare le estensioni di amministrazione e anche qui caricarne delle nuove e visualizzare i certificati. Tornando indietro, cliccando sul pulsante casa, abbiamo il menu di strumenti e migrazione che ci permette di scaricare delle utility e di migrare gli account da un server Zimbra ad un altro. Infine la funzione cerca, che oltre ad essere effettuata dalla ricerca veloce, come ho detto in precedenza, sempre presente nell'amministrazione, è possibile anche effettuarla in questa sottosezione. E infine Zextras. Di Zextras ne abbiamo parlato anche nei video precedenti. Abbiamo visto sia come utilizzarlo che come effettuare l'upgrade. Ricordiamo che è un software integrativo che ci permette di effettuare il backup delle singole utenze, nonché di configurare gli smartphone a Zimbra senza acquistare alcun tipo di software aggiuntivo. Ritorniamo alla home. E l'ultima cosa da dire, sul lato sinistro abbiamo eventualmente dei campi che ancora più velocemente ci mostrano lo stato del server, le eventuali attività in esecuzione e le operazioni in corso. Abbiamo visto oggi insieme come configurare in maniera molto semplice Zimbra Admin e abbiamo fatto anche una panoramica generale dell'interfaccia. Per cui se avete dubbi, perplessità o suggerimenti, noi siamo qui a vostra disposizione. Ciao a tutti e alla prossima!